sono tre quarti di giornata che mi sento senza l'aria, sento un peso sulle spalle, torno poi leggiadra. Sto così male da capire che in realtà è tutta finzione. Te lo presento se vuoi. Lo vedo ormai come fosse il mio migliore amico, che si allontana quando mi sento libera e via dai guai. Come stai, come sei, come dici, cosa vuoi? E mi chiedevano come stai, come stai, come fai, come sei, come dici, cosa vuoi? Tu dimmi come stai, dimmi almeno se ci stai. Ho disegnato mille case nei miei tempi d'oro, ho preso a pugni le parole che dicevo e non solo. Tu non hai niente da dare, tu non hai niente da ridere. E mi dicevano di stare calma, di stare zitta, di stare dritta. C'erano botte, segni sul viso, le mani giunte, nemmeno un sorriso. C'era chi mi ascoltava solo per soldi, oppure mi voleva solo sul tardi. C'erano piatti vuoti, visi stanchi, giochi storti, luci spente, luci accese. Mia madre che mi manca anche se gira l'angolo. Trovo pace, prego qualche strano angelo. Mi trovi qui da sola a raccontarti in fila la mia storia senza filtri, senza rima. Come stai? Come sei, come dici, cosa vuoi? E mi chiedevano come stai, come stai, come fai, come sei, come dici, cosa vuoi? Tu dimmi come stai, dimmi almeno se ci stai. Sei risaputo, ti hai sofferto, più evoluto. Non basta che mi ascolti qui, mi serve un vero aiuto. Non basta chiedermi come stai, tu non sei qui per me, tu sei solo per te, ma ti ripeto che non mi basta chiedermi. Benvenuta a Giulia Caseri nella mia trasmissione Sopra l'Ottava. Ciao Giulia. Grazie. Benvenuta. Come stai? Bene, bene, tutto bene. Bene, domanda difficile, sì. È vero quando chiedono come stai. È vero. È vero. Per domanda. Ascolta, tu ti sei avvicinata, so, al canto fin da piccola, ti piaceva, sì, cantare, tirar fuori, sì, le parole, insomma, volevi già dire la tua. Sì, io mi sono avvicinata al mondo della musica già da piccola e ho iniziato a studiare canto intorno all'età di 16 anni, sì, soltanto che non ho... Come dire, ho frequentato la scuola del CPM a Milano. Una scuola ottima, tra l'altro, CPM. Ok. E poi sono andata da diversi vocal coach, sì, soltanto che poi per una serie di cose ho smesso di andare, mi alleno un po' da sola, però sicuramente ho intenzione di riprendere, perché è fondamentale. Eh beh, sì, è importante, anche perché poi alla fine... puoi perfezionare tutto il genere, avvicinarti, no, certo, poi, ma la base comunque deve essere per forza. Certo. Sì. Sì. E poi forse ti ricordano nel 2018 con una bellissima esperienza in Sanremo Giovani, che sei arrivata, esatto, tra gli 8 finalisti, complimenti. Esatto, sì, grazie. Col brano, sì, sì, col brano appunto Come stai, tra l'altro. Esatto, con un brano intitolato Come stai. È un brano che avevo scritto tempo fa, ovviamente, e è un brano che racconta la mia vita, ormai una vita che appartiene al passato, e difatti non la sento più mia come canzone, nonostante siano passati, beh, pochi anni, però in realtà... di anni ne sono passati e quando l'ascolto non riesco più a rivedermi, nel senso che ormai essendo un capitolo chiuso non riesco più a riaprirlo, ecco. Certo. E, sì, come mai, se posso chiedere, nel senso è legato anche a un fatto comunque personale? Sì, certo, è legato a fatti personali che sono accaduti durante la mia infanzia, la mia adolescenza, e quindi adesso che sono riuscita ad andare avanti preferisco scrivere di cose nuove, cose positive. Certo, certo. Sì. Cioè, ma sai, è anche un po' la magia della musica, no? Se ci pensiamo, che la, sì, fa tantissime volte associare comunque ai nostri fatti accaduti,
personali, e poi sì, fantastica, brani, Sì. pensieri, però dai, è bello questo, anche perché poi alla fine Certo. trasmette al pubblico no, quelle sensazioni e dà la possibilità anche di impersonificare, no? Il proprio vissuto nella tua canzone, e quindi insomma, al di là dell'aspetto positivo o negativo, è Assolutamente. comunque una bella Certo, anche cosa. perché ognuno può rivedersi, può reinterpretare le parole a suo modo in base alla propria storia. Esatto. Certo. E se avevi tra i giudici la giuria, te la ricordi? Beh, sì, il direttore artistico, che non c'entra con la giuria, era Baglioni ai tempi. Era Baglioni, era lui, giusto? Esatto, e quindi lui era il mio preferito. Eh beh, insomma, maestro proprio con la M maiuscola. Sì. Beh, è stato bravo a scegliere tra i finalisti. E poi come è andata avanti la tua carriera? Hai cominciato a scrivere, comporre o Allora, solo? diciamo che l'esperienza al festival è stata un'esperienza molto forte, molto impegnativa, ma allo stesso tempo io stavo male fisicamente, avevo iniziato ad avere dei problemi di salute, quindi già durante il festival io non stavo bene mentalmente, fisicamente, psicologicamente, quindi diciamo che questo Sanremo poteva darmi tanto, mi ha dato tanto, però poteva darmi di più. Il problema è che io non ero pronta. Non Certo. ero pronta, e quindi, dato che almeno per me la salute va sempre al primo posto, ho detto mi fermo, prendo un attimo di respiro, ed è quello che alla fine poi è successo. Ho dovuto chiudere diverse porte, però vabbè, spero se ne riapriranno delle altre. Sicuro, Sì. sicuro. E beh, poi questo è scaturito comunque un brano molto recente. Ne ha avuto Sì. respiro ancora, che Esatto, è legato, infatti. immagino, appunto Esattamente. alla tua Esatto. esperienza. Sì. È un po' la rinascita, no? Se È un vogliamo, po' una rinascita, infatti, esatto, sì. Assolutamente. molto bello, Sì. molto bello. Poi lo mandiamo alla fine perché c'è anche un video, vero, Sì. legato a questa tua esperienza, e lasciamo Sì, il sì, video così. Raccontami cosa c'è dentro questo brano. dentro questo brano, allora, diciamo che vorrei non svelarlo completamente, nel senso che poi lascio libera interpretazione a chi lo ascolta. Però per me questa stanza bianca di cui parlo nella canzone rappresenta una cosa ben definita, cioè una cosa particolare. E è come se io sentissi che sto per rinascere, per respirare di nuovo. E quindi è come se questa stanza in qualche modo mi avesse salvato. Insomma. Certo, eh beh, sì, è molto, diciamo, io quando l'ho ascoltato, molto intimo, no? Alla Molto fine, intimo, sì. vero? Sì, Sì. da quella impressione espressione di sensibilità, insomma, si sente, ecco, Sì. la tua esperienza, ecco. Esatto. Bello, bello. Ricordiamo che è prodotto da Marco Marra, La Marco Marra, sì, è un ragazzo che ho bravissimo. conosciuto durante l'ultimo festival, sono stata a Sanremo, perché avevo, insomma, delle cose da fare, e ho conosciuto questo ragazzo, che per me è bravissimo, nel senso che è un ragazzo giovane, ha un approccio alla musica molto giovanile. Quindi io, dopo Sanremo, avevo fatto un album con dei musicisti che collaborano con cantanti italiani,
ma era un album, come posso dire, di stampo un po' non vecchio, però non troppo moderno. Quindi ho cercato di spaziare un po', volevo fare una cosa un pochino più moderna e questo ragazzo ha capito perfettamente che cosa volevo. Cosa volevi fare? Beh, è Sì. importante, è Assolutamente. fondamentale per poi lavorare Sì. insieme e Assolutamente. sì, proprio Sì. la cosiddetta empatia, no? Poi Certo, fondamentale. con l'artista. E adesso Certo. sei al lavoro su Sì, altri progetti? adesso stiamo lavorando un nuovo brano, però è ancora tutto da decidere. Vabbè, quando sarà il Sì. momento Certo. ci informerai. Certo, sicuramente. E senti, c'è qualche collaborazione vista oppure che ti piacerebbe fare prima o poi con qualche Attualmente no, nessuna collaborazione. Però mai dire mai, magari riuscirò a fare qualcosa con qualche artista, non lo so, si spera, ovviamente. hai qualche apertura, magari anche in Magari. live sarebbe bello, Sì. esperiente. Sì. E cosa vogliamo aggiungere, sottolineare che ti fa piacere? Ma spero Selvaggio anche. di, adesso che sono pronta, di riuscire a far conoscere la mia musica, i miei testi, le mie parole alle altre persone e spero di potermi far conoscere esattamente come sono, senza filtri, senza segreti. Insomma, Sì. parole importanti. Invitiamo il Sì. pubblico a seguirti, no? Sulla pagina Instagram, se sei presente. Sì, assolutamente, come Giulia Casieri, quindi Sì, eri facile, ti trovano. facile. E poi di ascoltarti su tutte le piattaforme streaming. Assolutamente, assolutamente. Sì. Certo, soprattutto il singolo che è uscito adesso, Esatto. Respiro ancora, e è un brano a cui tengo tantissimo, quindi spero piaccia anche agli altri. Sicuro, sicuro. Ringraziamo anche Conza della Sì, musica certo. Organa che sempre ci ha messo in comunicazione, Certo. e dai, ti aspetto di Burga, Va anzi, bene. per quando sei Volentieri. pronta organizziamo un live. La conosci Va la bene. Liguria? Volentieri sì, Sì, certo. se parti, vabbè, Sanremo, però dalla mia parte verso Sì, il sì, Giulio, insomma, dai, sì. Ok. Va bene, facciamo volentieri. conoscere anche qua. Ok, grazie. Grazie a te e adesso mandiamo Respira ancora. Grazie Grazie. Giulia, buon pomeriggio e buon Grazie mille. stay di chiusura. Grazie, grazie. Ciao Giulia. Una stanza bianca che mi aiuterà ad uscire fuori con la mia verità. È una stanza bianca che mi salverà, l'unica che non mi lascerà mai.